Lettera a Babbo Natale scritta a mano da Luciano. Caro Babbo Natale, quest'anno sono stato molto buono ed è per questo che nel tuo giorno speciale io mi aspetto ben più di un solo dono. Ho tanti desideri, ma tra i primi della lista vi è un dinosauro giocattolo, la scuola di magia, e poiché amo anche fare l'artista, una nuova scatola di colori per cortesia. Non ti chiedo libri di favole, a quelli pensa sempre la mia mamma. Son dolci più delle fragole, le pagine lette nell'ora della nanna. Grazie, il tuo buon Luciano. Ecco fatto, nonno. Ho scritto la lettera, esclama con tono gioioso Luciano, poggiando la sua penna. Leggi, nonno, leggi. Che te ne pare? Insiste sventolando la letterina davanti agli occhi del nonno. Nonno Carmelo è il custode dei segreti più intimi del piccolo Luciano. Lui, al nonno, non ha proprio mai nulla da nascondere. Davvero bellissima la tua letterina, Luciano. Bravo, approva il nonno con gli occhi pieni di gioia e orgoglio. Anche la richiesta dei regali la trovo misurata. Bravo, Luciano, aggiunge. Il piccolo annuisce con tenerezza, gli occhi si fanno languidi, gli elogi del nonno lo emozionano sempre un po'. L'intesa tra Luciano e suo nonno è pura poesia. Ma tu, nonno, cosa vorresti? Nonno, che vorresti per Natale? E dunque, vediamo, pensa il nonno. Per Natale vorrei... Mi piacerebbe tornare bambino, a quando c'erano ancora i miei genitori e si festeggiava il Natale tutti in allegria, insieme ai miei fratelli. Gli occhi di Luciano si sbalordiscono. Pare che dicano: ma che richiesta esagerata fai, nonno? Ora è notte. Luciano dorme nella sua cameretta e sogna. Sogna renne volanti che solcano il cielo, trainando la slitta magica di Babbo Natale, l'enorme slitta luccicante trabocca di doni. Ne è talmente zeppa che alla prima virata i pacchetti scivolano fuori dall'enorme sacco che li contiene e cominciano a piovere sui tetti delle case come fossero chicchi di grandine. L'urto dei pacchetti nell'impatto è violento, rumoroso. Tutto quell'improvviso fragore spaventa il sognatore, che si sveglia chiamando a squarciagola la mamma. Mamma, mamma! In men che non si dica, l'abbraccio materno è già lì, caldo e dolce. Le carezze della mamma rallentano il battito del cuoricino agitato. Pochi minuti e lei, la mamma, ritorna nel suo letto. Luciano rimane di nuovo solo. Il sonno ora è leggero. Riapre gli occhi, ma non ha paura del buio. Il tempo di notte avanza lento. Tutto è silenzioso. Tutto sembra immobile. Di giorno, invece, il tempo corre. Non fai in tempo a svegliarti che subito devi fare colazione, prepararti per andare a scuola. A scuola! Poi non puoi distrarti un attimo, dire una parola all'amico, che devi finire il tuo esercizio. Non c'è tempo. Suona la campanella, arriva l'altra insegnante, si cambia materia, si cambiano libri. Poi si va a mensa. Non bisogna far tardi, muoversi, muoversi, muoversi. Mentre poi, se corri, i grandi ti dicono: Luciano, va piano. Che grande confusione ho nella testa. Tutta questa fretta che hanno gli adulti non la capisco proprio.
riflette Luciano nel buio della sua cameretta. Riflette Luciano sull'incoerenza degli adulti, sulle evidenti contraddizioni che i grandi commettono e che pare non riconoscano. E infatti il piccolino una risposta già ce l'ha. Nonno Carmelo non è grande. Ecco perché fa tutto lento. Nonno Carmelo è un grande. Entrare nel suo locale è come lasciare il tempo fuori. Luciano vuole così bene al nonno che appena esce da scuola la prima cosa che fa è correre da lui, la corsa più veloce di tutte, quella verso la tabaccheria del nonno. Una corsa che nemmeno l'invito alla prudenza di mamma può rallentare. E poi l'arrivo, lì, dove tutto è pace, dove tutto è immobile. Il tempo può attendere. Lasciamolo fuori per un po'. Nonno, il tempo.